Buon pomeriggio amici lontani e vicini, siamo con l'avvocato Gaetano Orto, vice sindaco del comune di Lipari. Oggi non è presente il sindaco, fuori sede a Messina per impegni istituzionali, quindi è lei che rappresenta l'amministrazione. Anche per la giunta Giorgiani la posizione è chiara, dite no chiaramente no all'inceneritore nella Valle del Mela. Assolutamente, ma non perché a priori si è contrari, è proprio perché è risaputo tutto quello che è successo nel comprensorio milazzese. Già ho visto, come dicevo, in consiglio comunale il discorso introduttivo all'assemblea regionale del presidente Musumeci, dove parlava di disindustrializzazione della zona di Milazzo. Sarebbe un controsenso oggi andare a posizionare un inceneritore di quelle dimensioni quando si parla di risolvere il problema della raffineria, che già tante conseguenze in termini di salute ha comportato a diversi cittadini, non solo eoliani ma sicuramente anche di tutti i comuni limitrofi, e la ricaduta che avrebbe sul nostro territorio anche in termini di immagine turistica. Quindi è chiaro che noi siamo nettamente contrari, la posizione nostra è netta e chiara, politica, soprattutto la posizione politica è chiara. C'è una contraddizione poi che parte dall'alto, cioè il Ministero dei Beni Culturali dice no e il Ministero dell'Ambiente dice sì. Ma guardate, spesso il problema è che quando si fanno le norme, a volte si fanno a Roma, al Parlamento, come è giusto che sia, ma non si tiene in considerazione le peculiarità territoriali. Le isole Eolie sono, penso che per caratteristiche, sono uniche in Italia, ma sicuramente anche, penso, in tutto il mondo, hanno una specificità territoriale molto particolare. Diciamolo chiaramente, sono fra i posti più belli al mondo. Più belli al mondo, ma anche dislocati in un certo senso. E quindi come si fa oggi a intervenire nelle localizzazioni delle varie isole quando ci distano una 20 miglia dall'altra? Quindi diciamo, non si tiene in considerazione spesso la peculiarità territoriale, e quindi quando si fanno delle norme è chiaro che poi ci devono essere anche le deroghe in base alle specificità dei territori. Certo, c'è un problema regionale sui rifiuti, Musumeci non sa dove andare a sbattere, anche perché ci sono le discariche ormai quasi tutte sature. C'è un problema che abbiamo pure noi, sarà la volta buona, visto che ora farete un appalto per 7 anni per arrivare ad una buona differenziata, si dovrà arrivare almeno al 60% per non avere sanzioni. Sì, questo. Questo, diciamo, so che l'assessore Paino, ma tutta l'amministrazione, sta lavorando per arrivare a fare una gara importante, soprattutto che riesce a dare dei servizi che possono portare un beneficio importante sul territorio, perché tutti sappiamo quello che è successo l'estate scorsa e questo non si deve più verificare. Ma come ho detto in consiglio comunale, questo problema è un problema un po' siciliano, e ripeto, io ho sentito, perché ero curioso di capire quali sono le priorità di questo nuovo governo regionale, e sentendo il presidente Musumeci capito che il problema dei rifiuti lo vuole affrontare, tant'è vero che ha chiesto anche al Presidente del Consiglio, al Presidente del Consiglio Gentiloni, proprio poteri speciali, perché è chiaro che vuole intervenire in modo netto. E ho sentito anche l'assessore Grasso l'altro giorno in un'intervista, in un emittente, che diceva appunto si deve ragionare sul ciclo, su tutto il ciclo integrato dei rifiuti, perché è importante che si arriva a una differenziata di almeno il 70%, che porterebbe non solo un risparmio in termini economici, perché voi sapete, lo date sempre come notizie, quante somme si spendono per i rifiuti. Questo porterebbe sia un beneficio al territorio, ma soprattutto un grande risparmio anche in termini economici. Oltre che per il comune, anche per i cittadini. Anche per i cittadini, non andare a gravare sicuramente sui cittadini. Cambiamo argomento per concludere. Il sindaco Giorgiani ci ha anticipato dell'incontro a Roma per la questione del tribunale che è a rischio, sì. Ma ecco, voci ricorrenti che dicono che potrebbe chiudere, le possiamo smentire o dobbiamo attendere l'ufficialità del provvedimento? No, guardi, voglio chiarire questa posizione, perché io avevo fatto, diciamo, insieme al sindaco avevamo fatto un intervento proprio con l'ultimo impegno di questo governo con la finanziaria, avevamo presentato un emendamento perché volevamo avere una proroga fino al 2020, fino al 2020, ancora, sì. Prima delle nuove elezioni. Ancora prima delle nuove elezioni. Il problema che si è posto è stato
siccome abbiamo presentato un emendamento alla legge finanziaria, chiaramente ce l'hanno dichiarato inammissibile perché la proroga non rientrava in una legge finanziaria. E quest'anno, essendo a fine legislatura, non si è fatto il mille proroghe, che sarebbe stato la sede adeguata per poter presentare l'emendamento. Quindi noi ci siamo ripromessi che non appena ci saranno le elezioni, ma sicuramente ci andremo subito a Roma, vedremo quale sarà l'assetto del nuovo governo, perché è chiaro che così come abbiamo fatto anni addietro, non desisteremo dalla battaglia, perché il Tribunale continua ad esserci, ma soprattutto voglio dire questo, ne ho parlato anche col presidente, il nostro presidente locale degli avvocati, dell'associazione avvocati, proprio perché è necessario anche un confronto col presidente del tribunale, perché vengono ripristinate anche alcune, alcune materie che già erano in essere prima della soppressione del tribunale, continuano ad essere, per esempio la volontaria giurisdizione e qualche altro istituto, e su questo è giusto che ci confrontiamo anche col presidente, perché così come l'ospedale, il tribunale sono dei servizi importanti per un territorio importante, quali sono le isole Eolie? Dobbiamo partire sempre da questo presupposto: le isole Eolie non possono essere considerate in termini di 15 come comune che ha un bacino di utenza di 15.000 abitanti. Non è così, perché 15.000 abitanti le isole Eolie ce l'ha 3-4 mesi l'anno. Per tutto il resto della stagione le isole Eolie si deve parlare di 40-50.000 persone che vivono in questi territori, e i servizi devono essere adeguati e dati in rapporto a questo tipo di popolazione. Anche a livello di organico, direi, certo. Perché anche qui c'è un'incongruenza di unità eoliane che lavorano in terraferma, mentre qui devono arrivare da fuori. Un po' la stessa cosa accade con i docenti. Abbiamo docenti eoliani nel nord Italia e qui mancano i docenti. Domani arrivano le Iene ad Alicudi, per esempio. Su questo devo dirle che proprio, per fare un esempio pratico, perché ce le dobbiamo dire chiare le cose, io non ho mai avuto problemi in questo, sono stato sempre netto, il Tribunale di Lipari ha l'assegnazione del cancelliere che dovrebbe essere a Lipari e invece in un altro posto. Perché questo è quello che un po' succede nelle pubbliche amministrazioni, è assegnato qui, ma so che in questo momento svolge servizi a Messina. Per l'amor di Dio, nulla di personale contro verso il dipendente, che giustamente avanza delle richieste per stare vicino alla famiglia, ragazzi, è tutto. Ma se si fanno questi spostamenti, si devono trovare le soluzioni perché non rimangano squarnite il posto, perché senza il cancelliere a Lipari viene limitato l'esercizio dell'attività. Quindi su questo punto dobbiamo essere chiari: se il tribunale ci deve essere, deve funzionare; se l'ospedale ci deve essere, deve funzionare. Sono servizi importanti per un territorio che merita, perché io penso che la regione siciliana, l'Italia, deve essere fiera di avere un territorio come le isole Eolie, proprio perché viene visitato da tutto il mondo. Abbiamo il 25% del turismo alla regione siciliana, insomma. E quindi anche alle casse regionali le isole Eolie portano un beneficio sia in termini economici che in termini di immagine, e per questo dobbiamo essere decisi nel combattere per avere i nostri servizi che sono essenziali. Bene, abbiamo completato, ringraziamo l'avvocato Gaetano Orto, vice sindaco del comune di Lipari. Grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi, arrivederci.